È terminata la partita dei playoff tra Atletico Brianteo e Cometa, che ha visto la vittoria per 7-1 del Brianteo. E qua con il portiere Bianchi, autore anche oggi di una gran partita, a lui chiediamo un commento su questa vittoria. Grazie mille, vorrei dire solo che abbiamo giocato malissimo il primo tempo, non sono venuti i movimenti come sarebbero dovuti venire e abbiamo fatto non poca fatica a difendere, per fortuna alla fine siamo riusciti a segnare. Secondo tempo invece molto meglio e grazie a un gran secondo tempo siamo riusciti a portare a casa questa partita. Ok, grazie Tommaso, ci vediamo alla prossima partita dove incontrerete il Ro, un'altra grande e forte squadra di questo girone. Grazie, ciao. Passiamo ora la parola ai giocatori del Cometa, anche per loro oggi una gran partita, purtroppo terminata con la sconfitta. L'intervistatore del Cometa per noi è Gabriele Cappi. Allora Tommaso, nonostante la sconfitta mi pare che per il futuro ci siano buone possibilità di migliorare. Cosa pensi del tuo primo anno juniores e di quello che succederà il prossimo anno? Sì, abbiamo fatto una grande annata, siamo arrivati ai playoff che era il nostro obiettivo, siamo in miglioramento e speriamo di migliorare sempre costantemente ogni anno. Dunque, dacci un tuo giudizio su questa partita purtroppo persa. E abbiamo fatto un gran primo tempo, sfortunato anche per il fallo secondo me inesistente che è sul tiro libero, e poi nel secondo siamo crollati anche sfortunatamente per i due autogol e dopo non siamo più riusciti a recuperare. Salutiamo Tommaso e passiamo la parola al capitano di questa partita, Luca Cairoli, fresco 18enne. Cosa ne pensi di questa partita? Abbiamo fatto una grande partita, infatti ci ho complimentato il nostro mister. Abbiamo tenuto testa questa grande squadra per 40 minuti, facendo vedere il nostro valore e la nostra crescita lungo questa annata. Abbiamo fatto un grande girone di ritorno, infatti il nostro mister è veramente orgoglioso di noi e abbiamo grandi possibilità in futuro. Chi è secondo te il favorito per il campionato? Ma dopo aver visto la grande partita di Coppa Lombardia, la finale, tra San Biagio e Atletico Brianteo, non saprei proprio cosa dire. Due grandi squadre, chi mica migliore. E infine passiamo la parola ad Alessio Scala, ultimo anno per lui in juniores. Cosa ne pensi di questa partita e del raggiungimento finalmente dei playoff? È stata una partita un po' due facce, diciamo. Primo tempo abbiamo tenuto bene, siamo andati sotto su un tiro libero, ci può stare. Secondo siamo un po' calati e dopo il secondo gol diciamo che abbiamo perso la partita. Comunque è stata una bella esperienza, primo anno di playoff e sicuramente è un buon ricordo per me. Terminiamo le interviste, ringraziamo tutti per il fantastico anno e forza Cometa!